Scalpelli e Mola la mano stanno realizzando per Edarte lo stadio comunale di Badia Alpino per il simposio internazionale di scultura monumentale in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Io faccio un portale, il portale rappresenta il passo di una realtà a un'altra. In questo caso il portale mio, per dove si passa, è una sagoma di una figura umana che rappresenta che questa persona che sente il dolore dello strage che è successo tanto tempo fa, e sopra ci sono altre sagome e altre persone che rappresentano la comunità. Cioè tutta la scultura rappresenta che questo dolore non c'è soltanto in una persona, ma in tutta la comunità. È un dolore che si guarisce fra la comunità. A Civitella sono arrivati 10 artisti internazionali che stanno realizzando altrettante sculture, alle quali se ne aggiunge un'undicesima, quella del direttore artistico e rappresentanza dell'Italia. È un'opera fatta da due spirali che si incrociano, e queste due spirali sono mosse dal vento, e nella parte poi in alto ci saranno dei volti a memoria del ricordo degli esseri umani caduti in questo eccidio, e tutto questo è come un DNA praticamente che si intreccia, e che ci auguriamo che questo DNA cambi, perché l'umanità mi sembra ancora ci abbia molte cose da guarire. Le opere, 8 sculture in pietra e 3 in metallo di circa 3 metri di altezza sul tema della memoria, verranno installate nelle principali piazze delle frazioni del territorio comunale per ricordare le vittime dell'eccidio. Il comune ha fatto queste 11 opere proprio perché sono 11 i borghi del comune, e verranno distribuite, ognuna verrà messa in un borgo, in modo che tutta il comune di Civitella Valdichiana possa essere coperto in modo omogeneo. Il simposio si concluderà sabato 15 giugno. Nel periodo dell'evento i cittadini, ma anche gli studenti, potranno accedere allo stadio comunale per la lavorazione delle opere d'arte.